Alfabeto dei Bomber con Cristian Aslani e Raul Bellanova. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti. Qua è molto più... Ok, ciao a tutti. Ok. Lancio solito della monetina per sapere chi inizia. Chi vuole lanciarla di voi due? Lui. Ok. Lo lancio. Non hai scelte. Se la riprendi al volo anche meglio. Ma la prendo al volo. Aspetta, l'hai vista, no? Esatto. Io testa, dai, cos'è uscito? Croce, perfetto, inizia Cristian. Allora, dovrai pescare una lettera, quella che vuoi. Qua. Esatto. A. Domanda con la A. A come Albania, la tua nazione e nazionale, a cui sei approdato giovanissimo. Dove può arrivare questa squadra? Secondo me può arrivare lontano. Speriamo intanto di qualificarci all'Europeo, che è importante, a marzo iniziamo le qualificazioni. E niente, siamo una squadra forte, non siamo mai riusciti a dare continuità ai nostri risultati, però possiamo arrivare lontano. Soprattutto grazie a te. No, dai, no, grazie a me, però posso dare il mio contributo. C come calcetto. Eri più bravo, un calcio a 5 o oggi in un campo a 11? No, diciamo insomma io calcio a 11. È meno male, direi. Non è d'accordo, Chris. No, Chris, secondo me calcetto farebbe meglio. Dai, siete due. Perché mi fai? Sì, comunque lui è campo grande, meglio. Campo grande, esatto, devo correre io. Avete degli spazi? Sì, devo correre. Seconda lettera. G. G come gol, quanti gol pensi di avere in canna per questo campionato? Bella domanda, non lo so, speriamo almeno uno, speriamo di fare il primo con l'Inter in campionato, poi vediamo. Intanto partiamo con uno, giusto. Obiettivo uno, poi vediamo. E. Lettera E. E come e dai. E dai, dici qualcosa su di te che nessuno sa. Ma cosa posso raccontare che nessuno sa? Io una domanda, una curiosità ce l'avrei. Vai. Vedo il tuo tatuaggio qui. Quando questo, l'hai fatto e perché? Questo l'ho fatto per l'Audi quando sono arrivato. Davvero? No, è vero. No, il mio segno zodiacale, sono del toro e mi sono fatto il segno del toro. La B. P. Quasi. Mm. P come Pisa. Tu sei cresciuto in un paesino vicino Pisa. Dici qualcosa in toscano possibilmente che si possa dire. È toscano, avete preso proprio la persona sbagliata. No. Forse un albanese, però. un mix perfetto. Dai, però dicono che quando parlo si sente un po' il toscano. È un po'. Non so se. È aspirato. Infatti. Quindi dai. Bischero! Bischero, è bischero! È bischero! Hopla! I. Lettera I. I come. Inter, come e quando è arrivata la chiamata dell'Inter? Allora, diciamo che c'erano stati già piccoli contatti, comunque leggevi, però comunque quando leggevi ovviamente speravi, ma non avevi ancora una cosa concreta. Appena arrivata mi ricordo che ero al mare, ero a Forte dei Marmi con mia mamma e mia sorella, la mia famiglia, e diciamo che essendo tutti interisti ovviamente c'è. Prima di crederci ho dovuto provarla concretamente, perché è stata un'emozione incredibile. Mega festa, champagne. No. Prossima lettera. Questa. Lei. No, H. H come Isai. Hai detto che è un tuo amico e un tuo modello di riferimento. Cosa hai imparato da lui? Sì, è, diciamo, è il nostro leader in nazionale perché è uno dei più grandi insieme a Berisha e sì, mi ha imparato tanto perché quando io sono arrivato a Empoli, il primo anno io avevo 6 anni, 6 anni e mezzo e lui è arrivato anche lui a Empoli lo stesso anno che ne aveva 15-16 mi sembra. E sì, quindi è il mio punto di riferimento anche per questa cosa perché è passato da Empoli, poi l'ho ritrovato in nazionale, quindi sì, prendo spunto da lui. In pratica sto dicendo scegli questa. V come vocali WhatsApp. Chi ti tartassa di più? Con chi ti senti di più dei tuoi compagni? Vocali, inizio col dire che i vocali su WhatsApp li odio. Infatti ogni volta mi invento una scusa per dire di scrivere, ma in realtà non è vero, potrei ascoltarli tranquillamente. Comunque il mio compagno che sento di più è Cristian. Sì, è uno che risponde poco lui, che non scrive mai, devi sempre cercarlo. Siamo 4-4, ultima per Cristian. R Raul. R come Raul.
pensi possa diventare uno dei terzini più forti in assoluto? Ah, sono sincero, lo prendo molto in giro, però è, devo essere sincero, è fortissimo, è velocissimo, è un terzino che mi piace tanto e secondo me si può diventare un terzino fondamentale e anche nella storia dell'Inter può diventare forte. Però adesso... Ah, facciamo che tu... L'ha detto solo perché ci sono le tre. Torna umile ora. Tu adesso peschi la A, peschi la A e ti giro la stessa domanda su Cristian. Vai. Ah. Allora, no, beh, ovviamente Cristian è molto giovane, del 2002, cioè per la sua giovane età la prima cosa che comunque dà l'occhio è la personalità che ha in campo, che tracciando che vuole sempre il pallone, ma poi... Cioè vede, a volte quando fa certe giocate, capito, io quando le fa dico, come ha fatto a vederla? Cioè, quindi quello che mi colpisce lui è questo e spero veramente, soprattutto anche per la persona che è, perché prima del calciatore viene una persona, spero arrivi veramente in alto. Ragazzi, datemi un abbraccio, non lo grazie, so. Grazie,